Quindi a me il film ha colpito per questo, ha colpito perché mette in scena quanto, cioè mette in scena un modo di vedere la prostituzione o forse la sessualità prima ancora della prostituzione nella sua consumabilità, e mette in scena anche la, come dire, il ruolo rassicurante, sto parlando delle relazioni uomo-donna, il ruolo rassicurante e assolutamente funzionale a una conservazione dello status quo delle ragazzine che si prostituiscono. Io sostanzialmente ci ho visto questo, ci ho visto appunto quella, come dire, un'uscita dalla precarietà e dalla difficoltà dei tempi odierni per le ragazze giovani, un'uscita che è assolutamente adattiva, no? Un'uscita che non ha nulla di politico, è adattiva rispetto alla situazione ed è sostanzialmente confermante un ruolo tradizionale, appunto, di quei privilegi sessuali di cui parlava Mary Wollstonecraft, è assolutamente confermante le certezze di cui l'uomo ha bisogno o il patriarcato ha bisogno nell'epoca della sua probabile evanescenza. Quindi io ci ho visto questo e devo dire che, e spero che siate d'accordo con me, che la cosa più, come dire, triste dal punto di vista femminista e militante è la solitudine di queste ragazze. Cioè, la loro, il tentativo di cercare di uscire da questa situazione di difficoltà economica con un percorso assolutamente individuale, se non solitario, che, e questo secondo me il film lo mette bene in evidenza, che trova però nel momento dell'incontro con la giornalista un'occasione per raccontarsi, per darsi un senso, un embrionale tentativo di fare, come dire, di fare gruppo in qualche modo, di scalfire questa solitudine e questa difficoltà. Questa solitudine naturalmente è anch'essa, come ruolo della prostituta, consustanziale all'epoca del neoliberismo e dell'autoimprenditorialità, no? C'è un certo punto che le dice: ah, tu hai grandi capacità manageriali, dice la giornalista la ragazza bionda, le cercano tutte le grandi aziende. Quindi anche qui c'è questa dimensione della, come dire, del fare del proprio corpo uno strumento di guadagno, che è perfettamente in linea con la retorica neoliberista del capitale umano, no? Quindi secondo me anche da questo punto di vista il film, come dire, solleva un problema, lo solleva, lo mette in evidenza e ci offre la possibilità di riflettere, almeno dal mio punto di vista in chiave femminista, come questa soluzione sia non solo, come dire, io direi proprio non accettabile, ma non certo per motivi moralisti, anzi ci sono un paio di accenni anche al desiderio del piacere femminile in questo film, e uno è l'incontro tra la giornalista e la ragazza polacca, che secondo me è molto, molto bello, molto intenso, la scoperta di un desiderio, di un piacere nel loro rapporto, e poi anche quando la ragazza, l'altra ragazza, Charlotte, detta Lola, ha il rapporto con il ragazzo più giovane, che forse pare, sembra a un certo punto che lei provi piacere. E quindi ecco, sostanzialmente io leggo queste esperienze come assolutamente individuali, solipsistiche e non assimilabili, secondo me, alla consapevolezza
dei movimenti degli sex workers, che sono un'altra cosa, e ribadisco poi anche che come voi sapete, la prostituta è il doppio sceno della moglie e della madre, cioè entrambi sono ruoli che sono, come dire, l'uno è il rovescio della medaglia dell'altro, entrambi funzionali alla riproduzione dell'economia patriarcale, e il film lo mostra, secondo me anche questo, cioè mostra i due ruoli, e io personalmente sarò un po', come dire, controcorrente, però ritengo che almeno in questa rappresentazione la figura più critica, cioè la figura che si mette in discussione dal punto di vista del suo ruolo dentro un'economia patriarcale, non sono le ragazzine, ma è la giornalista, con questa sua poi uscita, no? Alla fine della cena, quella scena di memoria un po' buñueliana, no? Film di Buñuel. Lei esce dalla cena, rifiuta in qualche modo tutto questo mondo e è in grado, cioè rifiuta tutto questo mondo, forse perché l'incontro con le ragazze le ha reso visibile appunto di essere anche lei profondamente immersa dentro un'economia, un ordine di significati anche patriarcali che forse lei stessa contribuisce, no, a sostenere, a riprodurre. E quindi ecco, mi sono chiesta e chiedo a voi chi è appunto più critica rispetto all'ordine fallocratico che nel film viene messo in evidenza, le ragazze che si adattano e che attraverso un'esperienza, come dicevo prima, solitaria, a volte anche dolorosa, non molto gaudente in realtà, mi pare, riproducono un ordine di significato appunto fallocratico, patriarcale, oppure quella donna matura che è così prevedibilmente infelice dentro la sua famiglia, ma questa sua prevedibile infelicità è in qualche modo il segno di una consapevolezza e anche di una riflessione profonda rispetto appunto all'ordine delle cose, insomma, a quelle, chi è che mette più in discussione le gerarchie sessuali e le gerarchie di potere in questo film? Ecco, sostanzialmente queste sono un po' le mie riflessioni, e poi ce n'è un'altra che volevo fare, così ne avevo parlato anche già con Marina, poi chiudo. Una delle scene topiche del film è quella quando lei dice la cosa più tremenda è quell'odore che non te lo togli di dosso, e naturalmente tutti pensano, no, che sia l'odore del seme maschile, perché lei è spesso dedita a rapporti orali. E invece lei dice no, è l'odore di buffa delle case popolari. Anche qui guardando il film mi è venuto una specie di moto, di fastidio verso questo costante disprezzo per tutto ciò che è popolare, che adesso si chiama popolare, una volta si chiamava operaio, tutto questo disprezzo per tutto ciò che è appunto popolare, che deve essere assolutamente ed esclusivamente espiato, superato, la redenzione di un peccato originale che va cercata altrove, che va cercata appunto, il film lo mostra, poi nell'appartamento, nelle scarpe, nei vestiti. Come dire, sempre anche qui una redenzione che è materiale, è
parla mai di una elevazione o di una trasformazione che non sia appunto legata al possesso di beni. Ecco, anche questa cosa che un po' ci ho visto, insomma, le note questioni italiane, no, delle ragazze delle notti a Palazzo Grazioli, anche qui di nuovo l'emancipazione delle donne è un'emancipazione da origini umili che diventa un'emancipazione vera solo se è tangibile, visibile, in segni materiali molto, molto visibili, che sono appunto vestiti, le borse, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, anche questo mi ha fatto un po' riflettere su, diciamo, anche su una sorta di mancanza di una certa visione, cioè di una semplificazione in qualche modo, no? Di quello che è emancipazione, di quello che è riscatto sostanzialmente.